elezioni per il sindaco di Roma. Primo turno vince il professor Michetti, al secondo turno decide Carlo Calenda perché sposta i suoi voti su Gualtieri e Gualtieri si prende le chiavi della città. Sentite, dopo quanti sono? 2 anni ormai, ragazzi, che ci sono state le votazioni, vabbè, sono quasi a 2 anni di distanza. Sentite, sentiamo, vediamo cosa dice Calenda. I primi 600 giorni di Gualtieri, partendo dalle due cose su cui Gualtieri ha cambiato idea, cioè termovalorizzatore e localizzazione dello stadio della Roma, su cui siamo d'accordo e sulle quali daremo una mano al sindaco. Il resto però, occorre dirlo con grande chiarezza, è davvero un disastro. La situazione dei taxi sta diventando invivibile, serve un aumento delle licenze e il sistema della doppia guida che ha fatto Gualtieri l'ha fatto con 6 mesi di ritardo e la follia della zona verde per come è stata prevista. Ecco, io penso che la città sia fuori controllo, lo dico con dispiacere perché al secondo turno noi abbiamo appoggiato Gualtieri, come noto, però la constatazione è che Gualtieri ha i poteri perché è commissario, ha i soldi, evidentemente non ha avuto le capacità, la volontà. Non è capace. Da vita a qualsiasi cambiamento in questa città che oggi è totalmente allo sbando. Ma è quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Se tu sei eletto dal rapporto che hai con i sindacati delle municipalizzate, non cambi le municipalizzate. Se tu vieni sostenuto dai vigili urbani, non cambi i vigili urbani. Se tu hai una maggioranza che era contraria al termovalorizzatore, quando devi fare il termovalorizzatore hai dei problemi. Cioè, ditemi una cosa concreta che Gualtieri ha fatto, perché io non riesco a trovarlo. Io ti giuro stamattina, poi daremo solo la parola a Michetti, ma io da cittadino sono indignato dopo le parole di Carlo Calenda, che ha consegnato con la sua scelta scellerata la città a quella che dice lui essere un'amministrazione totalmente assente, ma lui fa parte della maggioranza. Lui la approva, lui è stato quello che ha fatto vincere Gualtieri in questa città. Non si può tirare indietro come sta facendo in questo momento, perché fiuta l'aria della città, che solo Radio in questi 2 anni ogni giorno ha tenuto alta come situazione di informazione, dove se leggi i giornali non succede nulla in questa città dove va tutto bene, mentre, come sappiamo, è allo scatafascio totale. Calenda è il primo colpevole di tutta questa situazione. Non si può tirare indietro adesso, non si può tirare indietro adesso in questo momento, facendo vedere che lui magari è il salvatore di che cosa. Lui è stato l'autore dello sfascio di Roma. Queste sono le cose che diceva esattamente il professor Michetti e che ha sempre detto il professor Michetti, al quale direi di dare la parola. Enrico? Devo dire che ci è arrivato dopo 600 giorni e comunque ci è arrivato, questo bisogna riconoscerlo. E mi è sembrato che anche quando abbia detto io al ballottaggio non ho appoggiato Michetti ma ho appoggiato Gualtieri, ho visto un senso di grande pentimento. E quindi devo dire che dopo tutto... Ma Calenda parla di decoro urbano, se non c'è un piano per il decoro urbano, se purtroppo sui trasporti non si fa quello che è basilare, ossia andare a fare quegli interventi infrastrutturali, programmarli, vederli giorno dopo giorno crescere, se li si lascia sulla carta. Se Roma non ha i collegamenti necessari per poter garantire una mobilità cittadina che sia adeguata ai livelli di una grande capitale del mondo, perché non si procede neanche di un metro sulle linee metropolitane. Voi pensate che la linea D, quella che dovrebbe collegare da una parte Corviale, Piazza Morelli, tutto il centro di Roma e poi passare fino a via Ugo Ietti, per cui quella doveva essere fatta prima della linea C. Ebbene, ancora rimane il frutto di un tratto di penna. Ma è chiaro che
il sindaco il giorno dopo, con i poteri e con i soldi che gli sono stati conferiti. Mai nella storia, perlomeno dal 1850 ad oggi, un sindaco ha avuto tanti soldi e tanti poteri per non fare niente. Il giorno dopo avresti dovuto aprire una conferenza con le Ferrovie dello Stato, con la Presidenza del Consiglio, con la Regione, con le aree metropolitane, portare i progetti, portare i piani e verificare giorno per giorno lo stato di avanzamento delle procedure. Certo, bisogna saperlo fare. Il sindaco non è per tutti, è il mestiere più difficile del mondo. Non è facile. Scusami Enrico, allora tu hai voluto, non so, vabbè, ai tuoi motivi, insomma, sfumare un po' il discorso di Calenda, ma guarda che Calenda è quello che, aiutato dalla stampa cortigiana e dal suo codazzo, è quello, a parte che, vabbè, ha messo in odio Radio, che gli aveva consegnato anche una candidata, quindi mi pare assurdo, Calenda da noi era intervenuto decine di volte, ma a parte questo, è stato l'inizio dell'autore del tuo linciaggio. Io Calenda, tutto posso, sicuramente non sarò mai un politico, ma non si può perdonare una persona che ti ha denigrato in quel modo e ti ha fatto passare per un burattino, cercando di colpirti lì dove è il tuo pezzo forte, cioè la preparazione, che a me verrebbe da dire: diamo due città, una a Calenda e un'altra a Michetti, e vediamo chi riesce a gestire queste città. E no, Calenda non se la può cavare così. Per esempio, se è coerente a quello che dice, Calenda fa dimettere tutti i suoi consiglieri. Non può dire: io appoggio Gualtieri per il termovalorizzatore e lo stadio della Roma. Su tutte e due, secondo me, ci sarebbero tante cose da dire sul termovalorizzatore. Quindi Calenda appoggia Gualtieri nell'abominio, in quello che succederà, cioè in quello che sarà la costruzione più abnorme della storia moderna di Roma, che rovinerà pure i castelli romani, peraltro. Quindi, Ilario, guarda, noi dobbiamo costruire. A me di quello che dice Calenda, francamente, non me ne è mai interessato nulla. Lo so, ma ha consegnato la Roma a Gualtieri. Ilario, la Roma. Quando uno ha una storia fatta da 30 anni, che dalla mattina alla sera varchi la casa comunale e ti conoscono tutti gli addetti ai lavori e ti stimano tutti e ti considerano, voglio dire, la persona, molto spesso, ma non lo dico con vanagloria, la persona che può risolvere i problemi quando sono assai difficili, che ci sia una persona che tu non hai mai visto nella tua vita, che probabilmente non è mai entrata in un comune, che cerca di denigrarti in maniera, voglio dire, poco signorile, ma tu devi lasciare che l'acqua vada, perché poi a me va benissimo, dopo, ma 600, è lui che ha consegnato Roma a Gualtieri, sì. Non si può tirare indietro, ragazzi, è la verità. Questo sono d'accordo con te, e ancora appoggia quella maggioranza, sono d'accordissimo con te, però dopo 600 giorni ha fatto un mea culpa, ha detto: ho sbagliato, io al ballottaggio ho appoggiato Gualtieri, ho sbagliato. Ma anche sul termovalorizzatore, ma neanche quello va bene. Il termovalorizzatore, l'unica cosa che ha fatto, sarà un disastro, perché è proprio l'esatto contrario di come va il riutilizzo. Ne abbiamo parlato a Iosa, quello è un mostro, al pari di tanti altri mostri a cui ci hanno abituato le amministrazioni di un certo segno, purtroppo. E io non lo dico, guarda, né da destra né da sinistra, io sono, voglio dire, apolitico, asettico sotto questo profilo, perché l'amministrazione di una città non deve propendere per una parte o per l'altra, però quando ne hanno fatto una questione politica hanno costruito dei mostri e continuano su questa falsa riga. Ma anche lo stadio, ma io francamente non metto bocca, però francamente sulla Roma io avrei previsto lo stadio laddove è nata, cioè tutta la parte a ridosso di Testaccio, la parte sull'Ostiense, la parte che guarda la stazione Ostiense,
quella parte degli ex mercati generali, è uno spazio enorme buttato lì. Ecco, quello è uno spazio invece dove c'era una viabilità, una mobilità cittadina. Lì corre dalla parte della Marconi, dovrebbe correre la linea D. Poi c'è l'Ostiense, che comunque è un'arteria importante. La stazione Ostiense, peraltro, è importante. Lì si sarebbe potuto comunque o interrare o comunque coprire il tratto ferroviario e fare una grande piazza tra lo stadio e la stazione, per cui tu sia da est che da ovest potevi avere un facile accesso allo stadio, in una realtà nel cuore di Roma, dove la Roma è nata. Altra cosa, la Lazio, sempre sugli stadi, ma ha ragione, il Flaminio, stadio ormai vecchio di più di 60 anni, tenerlo in piedi in quel modo non ha senso. Il Flaminio nasce dalle ceneri dello Stadio Nazionale, ossia dalla demolizione e ricostruzione di uno stadio precedente. Parimenti, se si vuol fare uno stadio moderno, dovrà essere demolito e ricostruito. Ed è anche facile farlo. Lì c'è un decreto ministeriale del 2018 a cui corrisponde un piano conservativo. In ragione del piano conservativo hanno apposto un vincolo. Basta far scivolare, rimuovere il piano conservativo e cade il vincolo. Voglio dire, se persino Wembley, che è lo stadio degli stadi, è stato demolito e ricostruito, secondo una criteriologia assolutamente moderna, innovativa, funzionale, stessa identica cosa va fatta per quell'impianto. Ecco, per cui, però bisogna saperlo fare. Fare il mestiere del sindaco, se non conosci le 40.000 norme che governano e disciplinano i processi, dagli appalti pubblici agli affidamenti diretti, all'urbanistica, all'edilizia, ma voi pensate che sia semplice fare un piano di lottizzazione o un piano di recupero o un piano di riordino o un piano di riqualificazione o un piano di rigenerazione? C'è tutta una disciplina. Tutta la fase attuativa del piano regolatore, a cominciare dai piani particolarizzati, sono corsi di laurea a cui attende un'esperienza che non è neanche di 4-5 anni, ma è di 20 anni. Così come gestire i servizi sociali, così come gestire l'anagrafe del comune, così come gestire ogni ambito dell'ente locale. Ma gestire 60.000 persone divise in scatole, dove ci sono le partecipate pubbliche, dove ci sono i dipendenti diretti, dove c'è la segreteria generale, dove ci sono i dipartimenti, metterle nelle condizioni migliori possibili per poter operare, non è un gioco che può essere affidato qualsiasi persona ti si para dinanzi. Enrico, visto che purtroppo siamo alla fine, ma se ne parla oggi pomeriggio, ma io voglio dirti una cosa che è molto importante. Guarda che Calenda accusa Gualtieri di essere in mano ai vigili urbani perché è in mano ai sindacati deve partecipare. Ma, cioè, praticamente quello che si percepisce, quello che si capisce essere... è stata, diciamo così, questa elezione, e cioè che lui è in mano a tutte queste lobby. Roma è in mano a tutte queste lobby. Saremo tutti vigili urbani probabilmente a Roma, saremo tutti dentro i sindacati. Hai capito? E io è questo che io non riesco a capire di questa città, non riesco a capire di questa città che si è addormentata, è morta. Queste elezioni dove sono andati a votare addirittura al ballottaggio il 40%, cioè il 60% dei romani sono rimasti a casa, una cosa che è veramente pazzesca, quindi sono andati a votare solo le lobby, quasi solo le lobby, è una cosa della quale vergognarsi anche un po' come cittadini, perché Calenda può dire quello che si pare, dopodiché ovviamente noi come cittadini qualche 5 minuti di vergogna la vogliamo prendere, perché non possiamo delegare sempre tutto agli altri.